Ieri l'albergue era bellissimo e era tappezzato da tutti tipo quadri di opere d'arte, diciamo, fatte dai pellegrini stessi, e si poteva proprio veramente prendere una tela e i colori e dipingere quello che si voleva, intanto cazzo di mosca. Oggi 26 km, vabbè, ne fai anche qualcuno in più, però vabbè, gli altri sono tutti distrutti dalla tappa di ieri, quindi 26 basteranno. E si va a un albergue donativo gestito da un italiano che pare che apra straordinariamente per noi, ma si pensa che possa essere una tecnica di marketing per convincerci a donare 1.000 euro a testa, a parte gli scherzi. E poi, dopo questo paese, dovrebbe iniziare la salita verso la Cruz de Fierro, che è il punto più alto del Cammino di Santiago, credo, 1500 metri. E quindi, insomma, domani ci sarà una tappa già più tosta. E niente, a dopo. Beh, è incredibile, ragazzi, siamo passati da questa, non so, baracchetta, non so come chiamarla, di David, questo spagnolo che praticamente dopo tipo una vita di eccessi e casini vari ha deciso che doveva donare se stesso agli altri per ritrovare, diciamo, la giusta via, e sono 13 anni che praticamente vive lì, tipo sotto una tettoia. E offre da mangiare ai pellegrini, cioè un donativo, ma non so, ti trasmettere proprio il senso del fatto che la donazione non è importante, cioè non devi proprio pensare a quello che dai, cioè puoi anche non dare nulla tranquillamente senza porti il pensiero, e se uno anche avesse bisogno può prendere i soldi che hanno lasciato gli altri. Cioè, è fantastico, ti trasmette proprio quest'idea che secondo me è proprio il vero spirito del cammino, che purtroppo in pochi magari sentono veramente. E lui è, cioè, secondo me, stando lì fermo, il cammino gli è come se gli passasse attraverso, è pazzesco. Lui ovviamente ha fatto più volte il cammino e ha raccontato tipo di aver camminato 300 km scalso. È veramente un personaggio incredibile, cioè è difficile da descrivere a parole. Siamo stati fermi lì almeno un'ora.
tornata alla modalità deserto. Adesso c'è una nuvola, ma il sole prima picchiava parecchio, e siamo usciti da Astorga, una cittadina molto molto bella, e una cattedrale, e abbiamo visitato il palazzo di Gaudì, e che ce la siamo menata lì di fuori mezz'ora. Poi quando abbiamo deciso di entrare abbiamo scoperto che chiudeva dopo mezz'ora, e quindi siamo poi tipo stati cacciati via di fretta e furia. E adesso siamo quasi arrivato a Santa Catalina, circa 26 chilometri. Pero es verdad que la mezcla hace pensar.